Ciao, sono Alessandro Poito, sono l'autore dei testi e dei disegni della serie Air Compositor. Ciao, sono Laura Pederzoli e sono la colorista della serie Air Compositor, edita da Edizioni Curci. Oggi proveremo a spiegarvi come usare in combinazione due volumi della serie Air Compositor. Il segreto dei compositori, che è un manuale che insegna a comporre partiture intuitive. E Leggere la musica, che è un manuale che insegna a leggere la musica scritta in maniera convenzionale. Se ti affacci alla finestra e hai la fortuna di avere degli alberi intorno, sentirai il cinguettio degli uccelli. Per affinare il tuo orecchio e per imparare a leggere una partitura musicale, potresti provare a costruire una mappa sonora del tuo giardino. Così come fa Alex. Procedi così. Scarica sul tuo smartphone l'app BirdNet. Registra i suoni che ascolti. L'app li riconoscerà per te. Costruisci un catalogo sul tuo computer, abbinando foto, le puoi trovare su Wikipedia, e canto, e allena il tuo orecchio a riconoscere i versi. Dopo questo lavoro preliminare, sarai in grado di riconoscere le diverse specie che popolano il tuo giardino. Procurati dei fogli a quadretti, una matita 2B, una gomma morbida, una scatola di matite colorate e un cronometro. Traccia sul foglio una linea retta. Numera i quadratini, ogni quadratino potrebbe rappresentare un secondo. Un pallino rosso sopra la linea potrebbe rappresentare, ad esempio, il chip di un passero. Quest'altra sequenza invece di pallini blu sotto la linea potrebbe rappresentare il verso di una tortora. Se scrivi in questo modo, vuol dire che passero e tortora si avvicendano, senza cinguettare insieme. Se scrivi così, invece, l'incolonnamento suggerisce che cinguettano contemporaneamente. In realtà le cose potrebbero andare in questo modo. In alcuni istanti i due canti si sovrappongono, mentre in altri proseguono indipendentemente. Avvicendamento e simultaneità lungo la linea temporale che scorre sono le chiavi fondamentali per capire come scrivere e leggere la musica. L'esercizio online, se hai un po' di pazienza e di costanza, ti aiuterà a raggiungere questo obiettivo. Ascolta adesso. Assieme al verso del colombaccio c'è il cinguettio costante di un passero. Potresti trascriverli, ad esempio, così. A poco, grazie al segreto dei compositori, imparerai tecniche sempre più raffinate di trascrizione dei suoni che puoi ascoltare intorno a te. Grazie a leggere la musica, apprenderai le basi per trasformare tutto questo in un linguaggio convenzionale, quello del pentagramma. Ecco infine come potrebbe diventare la tua trascrizione quando diventerai più esperto.